Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti al video in cui parlerò dell'acquisto di El Shaarawy. Sigla, vai, sigla. Allora, parliamoci chiaro, io sarei anche felice dell'arrivo di El Shaarawy, però arriva in una sera un po' particolare, la sera in cui arriva l'ufficialità di Eder, che è un nuovo giocatore dell'Inter, comprato a 10 milioni di euro spalmabili in 3 anni. Quindi l'Inter si è aggiudicata un attaccante che può fare anche l'esterno, che può fare anche la mezza punta, che può fare anche il trequartista, vice capocannoniere del campionato, diciamo il secondo fra i non marziani, cioè il primo fra i non marziani, si è presa un giocatore forte, che conosce il campionato, che segna, che da anni ha una frequenza di gol incredibile, pagando 3 milioni e mezzo l'anno alla Sampdoria. Allora, a me El Shaarawy piace. Cioè, diciamo così, diciamo che molti l'hanno criticato, non è ancora arrivato, quindi aspettiamo e vediamo che succede. Siamo conosciuti noi per prendere dei campioni e di solito diventano bidoni. Ne abbiamo preso stavolta un, diciamo, semibidone, potrebbe diventare un campione, non dico che ci diventerà sicuro, però per forza di cose, magari il gioco delle parti e altre frasi messe a cazzo nel video proprio perché voglio riempire il video. Spero che El Shaarawy possa, diciamo, esplodere. Però sono, ragazzi, amareggiato perché non capisco chi fa il mercato a Roma. Non metto in dubbio che El Shaarawy non sia incisivo qua, perché secondo me a Roma El Shaarawy può tranquillamente esplodere se non gli caghiamo il cazzo, detto tra di noi, perché a Milan ha fatto 6 mesi ottimi, 6 mesi fantastici, fino a che non c'era la pressione. Appena è arrivata la pressione con l'acquisto di Balotelli, El Shaarawy è sparito, perché l'ex Padova, diciamo, ha bisogno di giocare senza pressione, senza pressione. Però oggi, di cui parlerò in un video poi, è arrivato anche l'acquisto ufficiale della Roma di Zukanovic, quindi è stata, diciamo, una lunga chiacchierata al telefono con il DS della Sampdoria. Ora, perché tu mi punti Perotti che costa 12 milioni e già che stai al telefono con il DS della Sampdoria non mi fai uno squillo per prendere Eder? Perché? Cioè, perché ci stiamo muovendo in questo modo? Io voglio capire perché, da dove è nata, diciamo, l'idea di muoversi in questo modo. Su video, teoricamente, dovrei parlare più di El Shaarawy che del resto. Però, ragazzi, io sto guardando, l'Inter ha preso Eder ora, Soriano a giugno, già chiusa, e sta per prendere Banega in scadenza. Noi abbiamo preso El Shaarawy, quasi Perotti e Zukanovic, che capite? È un altro mondo e non è che lo dico per dire, diciamo che mi piace come acquisto, mi piace se non si poteva fare altro, mi piace se non c'era un Eder da prendere a 10, c'era un Eder da prendere a 30. Se c'era un Eder da prendere a 10, non mi prendi El Shaarawy che con il riscatto me lo paghi una quindicina, 12, quant'è? Tralasciando questo, fino al posto di Gervinho. Partenza, diciamo, un po' sofferta secondo me quella di Gervinho, anche se comunque va a guadagnare 20 milioni d'euro l'anno praticamente, quindi bocca al lupo a lui, cioè, che gli devo dire? Non lo so, El Shaarawy per me potrà dare una mano, soprattutto potrà entrare nel gioco di Spalletti, in quanto può fare la mezza punta, la punta, magari non proprio punta alla Dzeko, però la punta a due, può fare l'attaccante aggiunto in fase offensiva, può fare l'esterno d'attacco. El Shaarawy per me è un buon acquisto, lo dovevi fare visto che hai fatto partire Turbe, visto che hai fatto partire Gervinho, eri senza esterni, erano rimasti Iago Falque, che è un giocatore da panchina, e Salah, che attualmente anche non gira, quindi adesso mancherebbe anche un altro ulteriore esterno. El Shaarawy è un buon acquisto, però ragazzi, se davvero queste erano le cifre per prendere Eder, cioè tutta la vita Eder. Più che altro, se avessi registrato questo video, diciamo un paio d'ore fa, avrei detto tranquillamente che El Shaarawy è stato un ottimo acquisto, avrei dato un voto altissimo all'acquisto di El Shaarawy, perché mi piaceva, come mi piace tuttora come giocatore. Però mi piace se parliamo di giocatori di un certo tipo, come per esempio a Zukanovic. Non do un 3, non do un voto alto, ma non do un 3. Però, se mi dici che potevo prendere Sergio Ramos, esempio, alla stessa cifra in cui con cui prendevo Zukanovic, allora ti dicevo: sei un idiota. E visto che oggi hanno preso Eder a meno di quanto costerebbe un eventuale riscatto di El Shaarawy a questo punto, o comunque stiamo per prendere Perotti pagandolo 2 milioni in più di quanto costerebbe Eder. Allora uno o due domande se le fa. Comunque vabbè ragazzi, a me alla fine di El Shaarawy non mi dispiace molto. Ho visto molto il pubblico romano, i tifosi romanisti amareggiati per questo nuovo acquisto. Io dico di aspettare, aspettiamo di vedere come gioca. Secondo me potrebbe tranquillamente entrare nei schemi tattici del nuovo allenatore. Sicuramente l'ha voluto il mister perché abbiamo visto come ha dato subito l'impronta alla sua squadra. Ha dettato subito legge. Qui adesso vuole comandare anche lui. Sabatini deve dare il suo meglio, perché anche se a giugno secondo me se ne andrà, ora è stipendiato da Pallone lotta e deve far vedere che è un professionista. Spero che comunque il mercato non sia chiuso qui. Ci vediamo domani mattina, credo. Domani è sabato, domani mattina alle
10, domani mattina alle 10 credo, con il video in cui parlerò di Zukanovic. Io vi ringrazio per la visione. Oggi video un po' più spento del solito, è che sono rimasto un po' perplesso, ragazzi, semplicemente questo. Vi ringrazio per la visione, wascia la lalla. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, vi do a fare questa notte fantastica. Ci vediamo al prossimo video. In questo inizio del mondo i nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto